place, journalists, whatever, cameraman will be from distance. The only thing is that we want clear passage. Yes. Okay. Whosoever wants to do anything, we do it from distance. So if you are letting it, just zoom in their camera. There is not even too much discussion. Let us do it practically. We do it practically. Arrange them now. It's like the green is much. So this thing is white. Different way, M. Different way, M. M. This is M. It's like the green is much. Ciao. Ah, abbiamo visto l'altra volta. Hai visto? Please come over this side. Yes, all the family, both Italians, Africans, whoever that wear green and whoever that wear blue. Maya Verde, Maya, Maya Verde, per favore, metti qui. Scusate, signore e signori, siamo per cominciare. Quindi stiamo dicendo che quello che mettono i vestiti verdi, venite qua, sia bianco, sia verde, che dobbiamo organizzare. Siamo già quasi in ritardo, grazie. Felix, amici Gesù, sono in Italia. Quanto c'è abbastanza amore? C'è il posto?
Sì, 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 sì
outside. Hold your umbrella, let me put it on the Somebody here. Come over. Let somebody call. You guys come around, please. I'm coming, let me call. Come over. Send me if you want the umbrella. Too much black. No, everybody wear black, please. No, everyone wear black. No, the family they have to be. They have to be at the front. Too much black. That place, all of them wear now. Green. Please. Where's the Durham? No. Those are pushing out black, please. All with green t-shirts, please. By my left, by the right, please. Mama, Ima. Green t-shirts, left and right. Green t-shirts. Hello? Bro, which white? Who wear white again? Bro, see somebody wearing white and gold. Somebody there has to wear green. Of course, not for that side. Simon. I'm here. So we saw the nerd. Simon. Where are they here? Now we have to start going. Please. You need water. Please, journalist. I think we should help. Please, sir. Let's start going. Give us your drink. When I remember Adika, what a runaway my eyes do. What a runaway my eyes. When I remember Adika, what a runaway me eyes do. Remember, Adika, what a runaway me eyes.
that production. See that production. When I remember Alika, what a runaway me I do. What a runaway me. When we remember Alika, what a runaway me I do. Run away my eyes, oh. Sammy. When I remember Alika, water run away me eyes, oh. Water run away. When I remember Alika, water run away me eyes, oh. Excuse me, ladies and gentlemen, please, we have to exercise special for some minutes because we're still expecting some group. Okay. Please, while we're still singing for our late brother, we can keep on singing, make ourselves, you know, let's share tears for our brother. Thank you very much. Ukilalika no go dabeta, ukilalika. 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 Ukilalika no go dabeta. Ukilalika no go dagreta. Ukilalika. Ukilalika no go dagreta. Ukilalika. Ukilalika no go dagreta. Hey Yaho. Yeah.
Andiamolo, va. We show Nigerian flag, not any other. Green, white, Nigerian white, green, white, green. Let me show you something. C'è stato un ritardo, ci dobbiamo citare, sì, sta facendo una città indifferente, insensibile, e il gesto di una persona non può essere naturalmente accumulato alla nostra comunità, che è stata sempre accogliente, che è sempre stata ospitale, aperta e ha sempre lavorato per la pacifica convivenza. Qual è il sostegno che intendete dare alla famiglia? Noi ci siamo immediatamente attivati il giorno successivo, costituendo un fondo per un aiuto immediato alla famiglia di Alica, per poter consentire il pagamento delle spese funerarie, ma allo stesso tempo stiamo lavorando con il comune di San Severino per mettere in atto delle azioni che possono dare un aiuto prolungato nel tempo. Non dimentichiamo Alica, non dimentichiamo la sua famiglia e il suo figlio Manuel. Grazie. Excuse me. Because the distance, not everybody. No. Give that one. Okay. I hide the volume. Don't hide the volume. No. There can be no need of no. When singing. Share this light. Shift. One and up, pass the flag. One and go inside. No. By Monday, the security need to return. I'm going to go back. Don't worry, I deal with you. Yes. Go avanti. See. Go avanti. What do you want? Justice! What do you want? Justice! What do you want? Justice! What do you want?
Giustizia per chi? Giustizia per chi? Avanti, avanti, avanti.
Cosa vogliamo? Giustizia! 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 Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? Avanti, 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 avanti! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Giustizia per chi? America! Siamo qui per chiedere soltanto giustizia della parte del nostro fratello che è stato brutalmente ucciso. Crediamo che queste cose non succederanno mai più. Mai più queste cose. Mai più. Mai più. Chiediamo giustizia, ringrazio i nostri fratelli, sorelle che sono qui davanti a noi a protestare. Questo è un pacifico, non siamo qui per fare casino, siamo qui soltanto per chiedere la giustizia per il nostro fratello e grazie a tutti quanti. E chiediamo giustizia! Chiediamo giustizia! Chiediamo giustizia! Cosa vogliamo? 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 Giustizia! Per il nostro fratello!
What do you want? Justice! 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 What do you want? Justice. What do you want? Milano, what do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. We need 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 justice. What is that new idea? We need justice! We need justice! Let us go! Let us go! Everyone should come forward, please. Everyone should come forward, please. I can make our way this way. No, everyone should come forward. To put. This way, please. Move, don't stop on the way, please. Move, move. Security, clear the road. Security, clear the road. Why? Excuse me. No, don't stay here. What are you waiting for? You're blocking the road. Justicia! 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 Alica!
like those people that say they are political. No, we don't know them. What do you want? Justice! What do you want? Justice! Is that what you want? Justicia. Cosa vogliamo? Giustizia. Giustizia. Giustizia.
Cosa vogliamo? Giustizia! 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 Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! 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 Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! 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 Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! 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 Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Giustizia per chi? Amica! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! 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 What do you want? Justice! What do you want? Justice! Justice for who? Anika! Anika means? Opportunity! Justice! 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 What do you want? Justice! Justice! Come on!
justice for Alika. People, you need justice. Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per? Alika!
Giustizia per? Giustizia per? Cosa vogliamo? 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 Giustizia! 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 Giustizia per? Alita! 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 Cosa vogliamo? Giustizia! 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 Giustizia per? Alità! Giustizia per? Alità! Giustizia per? Alità! Giustizia per? Alità! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Giustizia per? Alità! Giustizia per? Alità! Giustizia per? Alità! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Cosa vogliamo? Giustizia! Avanti! We all have rights! Police! We all have rights! Police! We 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 have rights! Police! He have right. To leave. 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 We all have right. To leave. We have right. To leave. We have right. To leave. Have right. To leave. He has right. To leave. He have right. To leave. Have right. To leave. Alika have right. To leave. Stop killing. Stop killing. Oh, we are saved. Give us justice.
Justice, we need for Africa.
Yeah.
Aliga. Justice for Aliga. What do we want? Justice. 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 What do we want? 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 Justice. No, come back. Go back. As I'm telling you, go back, please. The family is behind. Let everybody go back. Manifestation. We want you to be at the back of this island. Nobody. Go back. Let's go. We are going to send you. Go back, please. We don't want anyone at the front. Make a move. You push go back. Please. When I'm talking, make sure they make move. Madam. No, brother. Go back. They need space for back. Go back. No, I'm saying how everybody should go back. Madam, go back. Everybody here, please, everybody. Come, Evans, show you. Ladies and gentlemen, excuse me, please. Now, the servicemen. Evans, I don't have anybody near here. Position. This woman is going to be in here. This place, nobody to work. Pray, chairman. People, we will organize. Madam, when I leave this place, this woman is supposed to leave. Excuse me. This place, we are back here. This place. Please, all the service ordinary. But this, let me know your name. Hold on for a second, please. Let everybody go to the banner, please. Please. Everybody should go back. Everybody should go back. Okay, my brothers and sisters. We are not hearing you. My brothers and sisters. We are here asking for justice. Give her this thing.
Today, Ajisemokwi, we are here to ask for justice for our brother. We are here to ask for justice for uncivilized way this stupid boy killed our brother. You can't kill a human being that way. He's a human being. Then we are here to say, look at us. Same difference. Indifference, that is, it doesn't concern me, so I can't intervene. So please, we are here, the Nigerian community of Martin, the Nigerian community of Martin, we were here today with our sister, being with him, we'll be with her forever, if God will permit us. My brothers, you people should be careful. These people will come and shout, 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 tomorrow you will not see them again. They are using it for themselves. We are here because we don't need any flag. We don't need any flag. We want everybody to come here and to talk. So now, it's not working. Look at the microphone. You see? So, please, we need peace. We need peace. One, two. We need peace. Look at this. So, first of all, we will call the senator. Very close to your mouth. Close to your mouth. The senator of Chilikanova to say some word for us. Okay? The senator of Chilikanova, who is abhorring us here. Why this thing happened? So he's the first person that we have to talk. We have to talk. Okay? So we listen to him. We listen to him. If anybody wants to talk, I would like to listen. Everybody should go back. We are the service men now. If anyone wants to talk, you write his name, then he will give it to me. Then we call him or she to talk. Siamo qui oggi per parlare di una cosa. È una delle migliori che da anni che sta in Italia. Quindi, dopo il sindaco, porterà a me. Un saluto a tutti e bello vedere questa piazza con così un po' dietro per favore, spostiamo dietro per favore. Italiana, tante altre etnie presenti civitanovesi, italiani, tutti quanti uniti dall'unica bandiera che è la bandiera della pace. Noi oggi siamo qui per esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Alika, a sua moglie, a suo figlio Emanuele, a tutta la comunità nigeriana.
ma soprattutto siamo qui insieme a condannare ogni gesto di violenza e a marciare tutti insieme per la pace. Questo fatto e questa vicenda ha sconvolto Civitanova, i civitanovesi sono ancora addolorati, ancora rattristiti. Venerdì questo fatto veramente brutale ha segnato profondamente ogni cittadino di Civitanova, perché Civitanova non si riconosce in questa vicenda. Civitanova è stata sempre una città ospitale, una città accogliente, una città pacifica, una città che ha sempre lavorato per la convivenza civile, una città che sicuramente non è razzista, e questo lo vogliamo dire perché noi consideriamo i nigeriani nostri fratelli. Questa è una città che conta oltre 4.000 persone su 40.000 che non sono di Civitanova, che vengono da tutte le parti del mondo, sono uomini e donne che lavorano e mandano avanti la nostra economia, ma soprattutto abbiamo tanti bambini, i vostri figli, che frequentano le nostre scuole, che crescono insieme ai nostri figli. E noi pensiamo e siamo convinti profondamente che le diversità, le differenze siano veramente un valore aggiunto e servono ad arricchire la nostra comunità. Conoscere le usanze, le tradizioni, anche le religioni, è un fatto senz'altro di crescita sociale e serve soprattutto a favorire l'integrazione, a favorire la pacifica convivenza e la tolleranza. Quindi oggi, nel fatto tragico che stiamo a ricordare, cogliamo il lato positivo, il fatto che tante persone di tante etnie diverse sono oggi qui, tutte quante unite insieme, sono unite nella pace, perché poi, come è stato detto in maniera veramente bella dall'ambasciata nigeriana, Aliga è stato soprattutto un uomo di pace, e quindi vogliamo ricordarlo proprio con questa manifestazione per la pace. Io naturalmente rinnovo alla signora, al suo figlio Manuel, a tutta la comunità nigeriana le condoglianze e la vicinanza e l'amore e l'affetto di tutta la comunità civitanovese, che è rattristita quando voi di questo gravissimo fatto che è accaduto. E come abbiamo detto e come abbiamo fatto, noi non dimenticheremo la famiglia di Aliga, l'abbiamo fatto con degli atti precisi per dare non solo un aiuto immediato alla famiglia, ma anche per garantire loro un'assistenza prolungata nel tempo, e quindi non ci dimentichiamo. Grazie a tutti quanti voi, grazie soprattutto per essere stati qui in maniera pacifica e tutti quanti abbracciati insieme a noi civitanovesi, a noi italiani. Grazie veramente di cuore. Grazie sindaco, grazie. Grazie. Ora diamo la parola. Poi è fatto a questo, 5 minuti per uno e non di più. 5 minuti. Ora diamo la parola a Mamma Africa. Uno si chiama cammina per conto mio
e l'altra si chiama Seduto per conto mio. Secondo te chi ha torto? È Cammino per conto mio, perché Seduto era seduta là e l'altro l'ha raggiunto. Quando gli europei sono arrivati da noi, camminavano per conto loro e noi eravamo a casa nostra. E poi adesso siamo qua. Perché ho iniziato così? Ho sempre lavorato per buona convivenza, buona, non tolleranza, la parola tolleranza non va. C'è qualcuno che piace tolleranza? No, se tu vuoi significa che c'è qualcosa che non ti piace, però sei obbligata a accettarlo. Noi siamo qui non per rubare, perché abbiamo dato e continuiamo a dare e Nigeria continua a dare. Facciamo così, io sono per i diritti, i diritti e i doveri, non solo i diritti. E dico sempre, i centri di accoglienza, quando avete questi migrati, mentre gli parlate dei loro diritti, dovete parlare anche di loro doveri, perché se io conosco solo i miei diritti non posso sbagliare. Noi siamo qui oggi per il nostro fratello, uno dei miei figli, perché io dico, il giorno che è successo questo era il giorno triste per me, perché compivo 83 anni quel giorno, il 23 luglio. Come faccio a dimenticarlo? Non va bene. Mi viene proprio cuore così. Non va bene. E questa giovane donna qua, e con suoi figli, noi non stiamo qui per litigare. Siamo qui perché siamo visibili. Africani, immigrati, non possono essere invisibili quando è necessario. E mai visibili. Noi contiamo più di gas che stanno cercando in Nigeria adesso, siamo umani. I diritti non si deve uccidere, anche i religiosi dicono. Poi i bianchi non esistono, i neri non esistono, perché se c'è un bianco deve essere come t-shirt. Se c'è il nero dobbiamo essere come t-shirt. Siamo tutti uomini. E i giornalisti pure devono smettere a dire tutta la razza. Non esiste razza, madre razza. Brava, 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 brava. È una razza sola. Se non è una razza, come mai io nera mi sono sposata con un bianco? E abbiamo i figli, caffè, latte, macchiato e tutto il resto? Quindi la razza umana è una. E poi, per piacere, la questione di Manuel, io l'ho portata avanti finché non hanno trasportato Salma in Nigeria. Io. Perché? Però quando i migrati fanno le cose, quelli che combinano non vengono vicino a me. Perché dicono che io sono peggio di un carabiniere. No, perché se combinano, loro combinano anche il mio. Ma non è per questo che non posso chiedere il mio diritto, che non posso camminare, che devo avere paura che se io dico qualcosa qualcuno mi dà un colpetto in testa, anche se la mia testa è abbastanza dura, perché è più di 50 anni che sto qua. E io spero con il mio bastone di continuare, ho chiesto di parlare adesso, per consigliare i nostri figli, fratelli, per piacere, per la tua dignità, la tua, rispetta le leggi e poi devi chiedere anche il tuo diritto attraverso la legge. Gli ultimi arrivati, purtroppo, ogni tanto, perché non c'è la guida, adesso dobbiamo ringraziare Alica, ha dato la possibilità di stare tutti insieme e vedremo che non sia l'ultimo e vogliamo continuare. E viva l'Africa! Ma l'Africa! You're my home!
Allora, facciamo Mamma Africa, Mamma Africa. Mamma Africa, lo trovi su Google. No, sì, sì, sì. Senigallia. Senigallia. Poi magari vi presentate voi. Ciao a tutti, io sono Henrietta e mia sorella Luce, siamo complex della Repubblica Democratica del Congo. Siamo qui per, a nome di tutti i congolesi, per la nostra vicinanza alla famiglia di Alita e a tutti i nigeriani, nostri fratelli. Perché noi in Africa siamo tutti fratelli, tutti uguali. In quanto africani diamo già una lezione a tutti, sia occidentali o orientali, diamo questa lezione di umanità, in quanto per noi il colore della pelle non ha importanza. Ringraziamo la comunità di Civitanova Marche, anche perché comunque sia abbiamo avuto la possibilità di dire quello, di salutare, di dire che siamo contrari a tutto quello che succede nella zona. Dobbiamo porci una domanda principale: per quale motivo questi episodi stanno succedendo solo in questa zona? Vogliamo parlare del ragazzo di Fermo ucciso nel 2016 o 2017, non mi ricordo, che poco fa stavamo parlando e un signore ci ha fermati dicendoci che, ricordandoci Pamela, ma cosa c'entra? Allora noi possiamo anche ricordare il nostro fratello ucciso nel 2017 a Fermo, in quanto è stato dichiarato l'assassino, membro di Casa Pound, dichiarato no razzista. Io quando vedo queste notizie dietro alla televisione, come faccio a non sentirmi umiliata, ragazzi? Noi ormai siamo parte integrante di questa società e vogliamo partecipare, altrimenti stiamo creando, dico stiamo perché anche io mi sento ormai parte integrante di questa società, stiamo creando un esercito di gente che si sente rifiutata, un esercito di gente frustrata, non ne possiamo più, inutile rifiutare che le persone che sono nere, che sono straniere, dicano che c'è razzismo, basta nascondere la sella, la testa sotto la sabbia, il razzismo esiste, lo dico io che lo subisco, il razzismo esiste, il fatto di dire che il razzismo esiste non significa che non ci siano italiani bravi, chiaro, forse in certi punti il razzismo si sente di più, in altri meno, però il problema c'è, tiriamo fuori la testa della sabbia e affrontiamo questa situazione insieme, perché se non lo facciamo dobbiamo pensare a quale città lasceremo ai nostri figli. I nostri figli ormai vivono con bianchi, gialli, qualsiasi colore volete, però se noi non risolviamo questa situazione, questa questione, cosa lasceremo ai nostri figli? Vi pongo solo una domanda. Grazie. Grazie mille, grazie. Paolo. Sì. Ora tocca a Paolo. Cioè io tempo fa, no? Dicevo, no? Era nell'80-90. I bambini avevano paura di uomo nero. 30 anni fa, appena i bambini si comportano, dicono chiamo uomo nero. Ultimamente è cambiato, è rovesciato le cose. I bambini che non hanno più questi problemi, i bambini, perché in classe stanno con i bambini, di tutti colori. Quindi questo
ci devi fare riflettere. Io ora do la parola a Paolo. Paolo si presenta per conto suo. Paolo, Fabio, mi scuso. Io. Buonasera, noi siamo anche meno. Siamo Amnesty International, abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa organizzata dalla comunità nigeriana per essere vicini alla famiglia Dalika. Noi siamo Amnesty Marche per essere vicini alla famiglia Dalika e a tutta la comunità nigeriana così colpita e a tutta la comunità dei cittadini marchigiani che oggi si sentono colpiti nel profondo perché l'ennesimo episodio di razzismo e di discriminazione che porta alla morte di una persona che vediamo come diverso perché ha un colore della pelle diverso, perché è venuta a vivere da noi cercando una vita migliore e ha trovato la morte, ci colpisce profondamente. Come attivisti di Amnesty Marche siamo qui insieme anche agli attivisti di Amnesty Abruzzo che sono venuti appositamente proprio per testimoniare il nostro impegno quotidiano nel cercare di estendere i diritti di tutti. Lavoriamo per questo da sempre. Lavoriamo contro il linguaggio d'odio che è la base culturale da cui nascono questi fenomeni e abbiamo bisogno che questa piazza che vede insieme persone diverse, persone con estrazione culturale, provenienza, estrazione sociale diversa si unisca perché solo unendoci tutti insieme noi che crediamo in un'estensione di diritti potremo modificare radicalmente le cose. C'è bisogno che in questo paese si faccia un esame di coscienza e che ci si ponga il problema di parlare apertamente, come ha detto la persona che ha parlato prima di me, del razzismo che esiste, perché c'è bisogno che tutti noi, nei nostri luoghi di lavoro, nel quotidiano, lavoriamo per far sì che questo cambi e perché prendiamo la parola e abbattiamo il muro di indifferenza che sta continuando a crescere. Questo è quello che noi vogliamo testimoniare come attivisti di Amnesty. Tutti i giorni noi proviamo a fare il nostro piccolo, quello che è possibile fare. Se saremo in tanti, se riusciremo in questa piazza a mantenere questi legami che si sono creati a seguito di questo tragico episodio che non avremmo voluto mai che fosse successo nella nostra terra, è importante che si vada avanti perché affinché questo non accada più e affinché l'Italia sia un paese accogliente come è sempre stato per tutte le persone che vogliono una vita migliore nel nostro paese. Grazie. 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 Ora diamo la parola anche al comitato del 29 luglio. Portavoce del comitato. Buonasera a tutti, io scusate ho preparato due righe perché sono il portavoce di questo comitato, quindi parlo a nome mio e a nome del comitato 29 luglio, nato dopo il giorno dopo il brutale assassinio di Dalika. La Costituzione è avvenuta spontaneamente, quindi non abbiamo bandiere politiche. Siamo solo una cittadinanza attiva che si è spaventata e che vuole stare vicino alla signora. Noi la prima cosa che abbiamo deciso è che saremo sempre vicino a Charity e le daremo un'effettiva vicinanza anche durante le fasi processuali. Per esercitare una forte pressione civile. Noi ci saremo sempre e chiederemo giustizia cercando che questa avvenga. Poi la seconda cosa, io vorrei parlare di una parola che sembra non si possa pronunciare, però noi la pronunciamo, è razzismo. Non vogliamo entrare nello specifico dell'omicidio, perché lì saranno gli inquirenti a vedere quello che... Scusate, sono un po' agitata. Saranno gli inquirenti a vedere quello che succede. E diciamo che il razzismo è arrivato sicuramente subito dopo, nei social, nelle chiacchiere di paese, nelle piazze, nei negozi. Purtroppo tutti possiamo comprendere il grande dolore che può provare Charity in un paese straniero, magari con precarietà del lavoro,
con dei figli piccoli, con una rete familiare, sì, ha i suoi amici, ma probabilmente non ha le sue sorelle, la sua mamma, eccetera. Quindi possiamo tutti capire questo dolore. Accanto a commenti di vicinanza e di cordoglio, ho e abbiamo trovato commenti denigratori che ledono la dignità dei nostri amici nigeriani e stranieri in genere. In questo caso il confine tra ignoranza e razzismo è sottile. Si esordisce dicendo: io non sono razzista, ho amici di tutti i colori, gialli, neri, bianchi e rossi. Brava! E poi si finisce a sminuire, disprezzare e denigrare chi è in uno stato di necessità. Questo è voler esercitare potere, prevaricare, tenere sotto chi viene considerato inferiore. Questo si chiama razzismo. La coscienza collettiva si tende a far apparire l'immigrato cattivo e usurpatore di diritti che sarebbero solo degli italiani. Così l'immigrato perde il suo valore umano e viene visto come il nemico. Questo è il razzismo. La macchina d'odio ha funzionato ed ora bisogna abbatterla. La prima cosa è la conoscenza, cioè far conoscere a chi lo ignora le reali condizioni dei migranti e l'assoluta legittimità degli aiuti pubblici a loro elargiti. No, prima gli italiani, prima chi c'ha bisogno e poi tutti il resto. La valanga d'odio sui social non servirà a ripulire la reputazione di una civiltà nuova alla quale è caduta la maschera. Anzi, evidenzia ancora di più l'odio razziale e l'insofferenza verso chi non è benestante, perché c'è il colore della pelle, c'è la condizione sociale anche che discrimina. In tutto questo però vorrei ringraziare comunque il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ho visto, adesso non lo vedo più, ma ho visto anche nel corteo. Repentinamente ha fatto una cosa molto bella, ha dato sostegno sia morale che pratico alla vedova. Si è costituito parte civile e ha dichiarato il lutto cittadino, e questo per me è importante. Molte delle persone che hanno sostenuto e sostengono questa amministrazione però non sono state contente, perché il sindaco, sempre sui social, perché io li guardo, è stato accusato della qualunque. E non è giusto questo, perché umanamente, materialmente, queste persone devono essere aiutate, chi c'ha bisogno, chi non c'ha bisogno non era aiutato. Allora, Civitanova, un altro punto, Civitanova può tornare ad essere una città, una ridente cittadina sul litorale adriatico. Dobbiamo essere più sicuri, la sicurezza non è la militarizzazione, la sicurezza è la convivenza pacifica fra chi calpesta il suolo di Civitanova. Allora non tutti dovremmo essere migliori amici, perché non esiste, io me li scelgo i miei amici, però dobbiamo convivere con tutti e dobbiamo rispettare tutti. La faccio corta perché già... Poi siamo fuori. Il nostro comitato si impegna a far rimuovere il video dell'omicidio da internet, perché è impossibile, quello dovrà rimanere agli atti. Ma basta vedere questa cosa! Basta, per Charlie, per il bambino, per la nipotina, per tutto. Procedere in modo legale contro le infamie che sono state dette sui social. Basta con questa cosa. Cerchiamo di fare pace col cervello. Poi voglio chiedere una cosa: attivare uno sportello per immigrati, un'esperienza che già c'è stata, un'esperienza positiva, virtuosa, insieme all'ANOLF e insieme ai servizi sociali di Civitanova Marche. E la comunità in generale. Attiviamo di nuovo questi servizi, informazioni per stranieri, è quello che serve. Poi, ho
quasi finito, scusate. Un'altra cosa che chiederemo a un tavolo di lavoro che qui chiedo al nostro sindaco Ciarapica di istituire: percorsi interculturali nelle scuole dei tre gradi. Cioè, conosciamo chi viene, conosciamo chi viene qua, stiamo insieme. Poi cerchiamo di attuare una rivoluzione pacifica, una rivoluzione umana. Finisco. Con il risveglio delle coscienze creiamo una civiltà nuova ricca di valore, valore umano. Allora, avrei altre cose da dire, ma mi fermo perché sennò mi levo il microfono. Voglio lasciarvi con una considerazione. Se la mentalità e la logica dell'esclusione e della sopraffazione è così forte e dilagante, e ammesso non concesso che riusciste a mandar via tutti gli afrodiscendenti da Civitanova, dall'Italia, dall'Europa, chi sarà la prossima categoria a subire le stesse vessazioni? Chiedetevelo, non noi naturalmente, ma chi non ci vuole qui. Ciao. Comunque, ringrazio per quello che ha detto. Ora qui dobbiamo ringraziare soprattutto la forza di ordine, la forza di ordine che ci hanno seguito, che ci hanno protetto, sia il sindaco e tutti. Date un applauso alla forza di ordine, che siamo qui e con noi. Proprio Hans. Ti devo dire una cosa, dove sta la signora? Aspetta, signora, 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 vieni. Quello che ha detto, bisogna coinvolgere gli immigrati, devono partecipare. No, quando non ti faccio parlare, dopo ne parleremo. No, no, scusate, no, devo parlare. I migrati devono partecipare. Ok, devono partecipare, non è che fate, amiamo e partite. A posto. Charles, please. Yes. Buongiorno a tutti, ciao. Io mi chiamo Charles, sono nigeriano e sono con la comunità di Sant'Egidio. E non sono solo qui, sono con il mio fratello Isaia. E siamo anche arrivati in tanti dalla comunità di Sant'Egidio, altri fratelli e sorelle, che vorremmo esprimere la nostra condoglienza a Charity, moglie di Alika. La comunità di Sant'Egidio si stringe attorno a te, Mrs. Charity, moglie di Alika Ogochukwu, e ai tuoi figli, esprimendo tutta la sua solidarietà in questo momento di dolore. La morte di Ogochukwu è un atto barbaro e senza pietà. È davvero un momento doloroso vedere la morte di Ogochukwu, vedere la morte di qualcuno uccisa in modo barbaro e insensato. La comunità di Sant'Egidio crede e si impegna nella costruzione di una società più umana e solidale, prendendo cura di chi è debole e rafforzando l'integrazione. Proprio pochi giorni fa abbiamo accolto un gruppo di rifugiati dall'Afghanistan arrivati in Italia con i corridoi umanitari. Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la vostra perdita, che è anche una perdita per la società e per l'umanità. Ogochukwu era un uomo pieno di vita e tanto amore per la sua famiglia, tanta speranza per il futuro. Nonostante la difficoltà che ha dovuto affrontare, era un uomo conosciuto, stimato e gentile, era un cristiano. Viviamo in un tempo segnato dalla guerra, dalla pandemia, ma anche dalla paura di chi è diverso da noi, che purtroppo a volte si trasforma in violenza spietata. C'è il bisogno di contrastare questa paura con il coraggio di incontrare l'altro, di conoscerlo. Chi viene da un altro paese non è una minaccia, ma è un fratello da conoscere. Il nostro mondo
ha bisogno della compassione e della solidarietà. La solidarietà è un ponte che unisce tutti e assicura il futuro dei nostri giovani, perché costruisce una società che non esclude nessuno. Al contrario, l'indifferenza lascia spazio alla violenza e produce una società che brucia il suo futuro. Davanti al male, davanti all'odio, alla violenza, non vogliamo essere spettatori come fossimo davanti a un film. L'indifferenza davanti al male lascia una strada aperta, una via libera alla violenza contro i deboli, che poi si scatena contro noi tutti. Che questa tragica morte del nostro fratello Alika possa essere l'ultimo di questi casi violenti e che faccia maturare in noi l'impegno per una società più umana e solidale. Siamo qui in tanti per dire questo con la presenza e le parole. Sì, all'incontro, alla conoscenza, al rispetto, all'amicizia, no alla distanza, al disprezzo, alla violenza. Preghiamo per la famiglia di Alika, perché il Signore la consoli dal dolore e la protegga con il suo amore. Grazie mille. Come non le Ombretta, sì. Prego, Ombretta. Ormai sfiorito di agapanto, una campanola innocente di dipladeno margherita, un semplice rametto di betulla, quercia, olivo o pino, che si trasturra in riva al fiume con i giunchi e li fa ondulare lievemente, un insetto qualunque, senza nome, un volatile libero nel cielo, un minuscolo topo nascosto nella terra, ma non ditemi che appartengo a quella specie che ha lasciato morire, che ha dimenticato i comandamenti, almeno i primi due, che lascia morire un uomo inerme, ammazzato a suon di botte in mezzo alla strada. È troppo, mi ribello, cambio specie, è una vergogna, oppure un'altra violenza terribile, bombardare un carcere in Crimea, perché assieme ai reclusi scompaiano le tracce di tortura, è troppo, non reggo. Grazie signora, carina, anche Cesare. Grazie. Nelson. Chiamiamo Tijani della comunità nigeriana del Marche. Lui è capogruppo. Capo organizzatori del nostro comunità. Raggi Tijani. Prima cosa è che noi, da parte nostra, la comunità nigeriana, vogliamo esprimere la nostra condolenza alla famiglia di signora Charity Alika e vogliamo chiedere una cosa, una voce unica, che chiediamo una giustizia vera
per la famiglia di Alica, prima cosa, perché senza giustizia le cose non andranno bene da parte di nessuno. E seconda cosa è che vogliamo dire una cosa anche, la indipendenza che uccide, perché queste cose non dovevano succedere. Non sappiamo se è per colpa della paura, razzismo che c'è e esistono queste cose, non dobbiamo negarlo. Queste cose, come ho tre cose che devo esprimere da parte mia, io, prima cosa è che noi stranieri cittadini siamo diventati strumenti da politici per prendere consensi da cittadini proprio con motivo personale. Questa cosa devono smettere questo, perché tutti siamo cittadini del mondo. Cittadini del mondo come siamo, non possiamo essere categorizzati. Prima e seconda cosa, i diritti di ogni persona deve essere tutelato da chi è responsabile, non vogliamo sapere. Questa è una cosa che noi lo chiediamo, dobbiamo chiedere a incontri, anche una volta, due volte, a chi è responsabile, perché con questi incontri ci conosciamo. Questo che ci hanno cittadini proprio devono conoscere con chi vivono. Siamo già definiti come stranieri, alieni, tutte queste cose, mentre ce l'abbiamo nome, ce l'abbiamo cognome, ma per colpa di una o due persone siamo già diventati strumenti. Nessuno, alcuni non vedono anche persone di colore come umani, lo vedono come una, non so, mi dispiace per te, come animale. Questa cosa non doveva succedere. Mentre siamo animali, sì, siamo umani, non animali. Queste cose io penso che dobbiamo, noi cittadini stranieri, come lo chiamano, è ora di essere uniti a cominciare a chiedere le domande che vogliono risposte drastiche. Dopo tutto, chiunque che ha promesso di fare le cose in modo che le riunite nelle poste delle persone e non lo fa, dobbiamo chiedere. Quindi razzismo esiste, non c'è nessuno che sta qua che non ha mai avuto esperienza da parte di, può essere da parte di istituzioni, persone, perché ci sono razzismi istituzionali, diciamo. Però loro non guarda la colore, okay. Guarda colore. Faccio una cosa. Noi con una voce vogliamo dire che ognuno ha il diritto di essere vivo, nessuno deve ammazzare nessuno senza motivo, e dobbiamo abbattere questo muro di razzismo come esiste da parte di tutti. Va bene, grazie. Grazie. Allora, io mi chiamo Luce, sono la sorella di Henriette, quella che è passata prima, che ha parlato. Penso che ha già detto tutto. Ma la cosa, volevo andare via, ma la cosa che mi è stupita, perché c'è un messaggio a passare all'Africa, tutta l'Africa. All'Africa, ai nigeriani e all'Africa francese. Quindi sono molto stupita di vedere che siamo in 20. Per me pensavo che tutti gli africani dell'Italia si fermavano per questa marcia. Perciò io il mio appello lo faccio, perché lo so che arriverà a tutti gli africani. Insieme con la comunità nigeriana io organizzerò una marcia. Ma questa marcia
questa marcia, tutti gli africani che vivono qui in Italia devono venire. Io spero che veniate, perché non hanno ucciso solo Alika, hanno inginocchiato tutta l'Africa. Grazie. Grazie, grazie. First, I'll pass the message. In the presence here, we have a delegation of PD and Cinque Stelle. They said they are not talking because there's no need. They said all what they want to say. They are with us. Deputato, these are the delegations. So please, you clap for them. So, okay. Biama, Biama, you can come. Choma, Bia, 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 Bia. Buonasera a tutti. Buonasera. È un piacere. Ok. Come sappiamo, mi sono delegata da dottor Amanse. Tutti noi lo sappiamo, perché lui è sempre l'unico che prende tutti i cuori di nigeriani, soprattutto. Oggi lui non poteva essere qua perché sappiamo tutti la sua condizione della salute, ma io sto qua in nome suo e poi il nome della tutta la società nigeriana e quello che lui prende cura. Mio nome è Chioma, come tutti mi chiamano, però gli italiani mi chiamano Carolina. E sono in Macerata, sono sposata con due figli, bellissimo. Ma prima di leggermi questo, vorrei fare soltanto una domanda. Perché tutto questo? Perché? Che cosa abbiamo fatto nigeriani? Dove abbiamo sbagliato? Che cosa abbiamo fatto? Che dobbiamo vivere qui in Italia subendo tutto questo malessere? Perché? Nel posto di lavoro, dove abitiamo, tutto quanto. E poi se mio figlio mi chiede, mamma, che cosa è successo? Che cosa c'ho? Che cosa posso rispondere? E se io lo dico, che cosa lui penserà di italiani? Quindi dobbiamo, italiani tutti, dobbiamo riflettere su tutto questo e poi fatemi una risposta proprio che ho bisogno. Io leggo. Manifestazione di 6 agosto 2020 a Civitanova Marche. That all have rights to live. E il motivo è giustizia per Alika. Benvenuto a tutti i presenti e tutti i società civili, democratici, amici, italiani, nigeriani, nostro condoglianza e solidarietà alla famiglia Alika. La comunità nigeriana nella Marche ed in Italia sente mande stessa condoglie alla parenti e a tutti quelli che hanno subito questa brutalità, forense maschera, violenza, indignità in Italia e nel mondo. Il nostro paesano Alika ha pensato di trovarsi miglioramente nella propria vita in Europa e in particolarmente in Italia. Purtroppo ha trovato solo la morte, lasciando i suoi cari, figlio, moglie, nipoti e altri familiari. Il nostro fratello non meritava questa morte barbarica, violente, razzista, indifferenza, intolleranza, come non merita con chiunque altro. Per questo motivo chiediamo in nome e per conto della comunità nigeriana nelle Marche le cose. Il primo punto, noi chiediamo immediato intervento, affianché venga fatta la giustizia alla nostra fratello Alika, immediata cessazione di campagna di odio e costruzione fatta da vari politici contro gli esseri umani, soledito tra trististri e comunitarie. 3. Uguaglianza tra i popoli e equità a tutti i cittadini. Numero 4. Noi chiediamo la sensibilizzazione alla tutti i cittadini, la sensibilizzazione alla società
per una convivenza civile, incluse. 5. Immediata cessazione di discriminazione sul luogo di lavoro, affitto, alloggi contro gli altri terrestri, extracomunitario come veniamo attestite. Immediata concessione all'indirizzo di cittadinanza i giovani nati qui in Italia. Accelerazione di tempo per concessione di cittadinanza a chi ha indirizzo ai documenti, perché noi tutti qua paghiamo per avere i documenti. Evitare attribuire la maschera di nostro paesano, che è concetto di bipolarità e disordinazione mentale di Filippo. Dovete smettere di dire che lui sta male mentale, perché non sta male. Chi che sta male deve essere curato, deve essere stare in posto dove stanno morti. Quelli che stanno morti devono stare nella cura, nella casa di cura, non devono lasciare andare senza. E questo lo chiamiamo razzismo. E punto. Questa viene dalla parte di Dr. Amanzi Daniel. God bless you. Grazie a tutti. Io diamo parola a tutti, però breve, per favore. Grazie. Three minutes for everybody. No, but if we begin to talk too much now, we there for some. This man office said they hear the same thing. That is why we got to have talk to everything. No, please. We know we know the problem. Pero, you go repair. Two, three, 3 minutes. We speak the same thing. Not be you, not in the defend. Only you defend. See this man when they keep. And then so, Ushita. Kiara, no, let's go let you know. Kiara or the man that keep this very man. And then, now, you don't spend 3 years for jail. They are side though. Tomorrow night, go kill another one. They don't free him. Innocent, who and butcher that guy. So, Nilaria is the police. Sarò velocissima. Tenevo a dire due parole perché vengo da Ravenna. Ho fatto tanti chilometri per venire qua insieme a mio amico Andrea, perché è fondamentale essere presenti e dimostrare di esserci. Dimostrare di esserci significa farsi vedere. E diciamo che noi abbiamo la fortuna di farlo in maniera molto semplice. Questa nostra pelle è un bersaglio, e questo significa che tutte le volte che ci alziamo, che ci guardiamo allo specchio, che usciamo di casa, qualsiasi cosa facciamo, quella è forza, quella è potenza, quella è una manifestazione politica, perché in questo paese purtroppo c'è tanta gente che non ci vuole, e solo farci vedere significa esserci, bloccare quel discorso, perché se io sono lì, forse tu quella parola non la dirai, o se la dici mi incazzo, scusate se lo dico, e dirò in due parole quello che secondo me è fondamentale capire, che è bellissimo essere qua tutti insieme da mille nazionalità. Io vengo dalla Tanzania e rappresento anche Faenza Multietnica in questo momento, ma siamo stufi di trovarci perché la gente muore, perché i nostri fratelli muoiono. Allora questo è il momento in cui ci dobbiamo incontrare, quando le persone muoiono, e dobbiamo esserne felici. Dobbiamo essere felici di essere qui a fare le condoglianze a Charity e alla famiglia, perché ormai un uomo è morto. Allora dobbiamo essere qui, guardarci, riconoscerci come fratelli e sorelle, bianchi e neri, e capire quando c'è il razzismo, dire basta, basta quando uno si trova davanti a una persona che dice la parola sbagliata, basta quando non mi danno il lavoro perché sono nera e io la cameriera non la posso fare perché la gente mi vede, c'è una brutta figura. Siamo italiani, siamo qua, e allora io dico giustizia per Alica. Grazie.
ghanese qui con noi, c'è anche il senegalese con noi qui presente. Ghana fa parte. Un buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io mi chiamo Moriba Traore, sono un ragazzo mariano e vivo a Rimini. Oggi sono qui insieme a mie compagne e miei compagni della lotta. Siamo qui per esprimere il nostro dolore, la nostra rabbia per quello che è successo al nostro fratello Alika. Vogliamo dire che la sua moglie non è da sola. Oggi, il 6 agosto 2022, coincide il 6 agosto del 2018. Nella strage, incidente stradale che è successo a Foggia, dove sono morti 12 braccianti mentre tornavano a casa dal lavoro. Tra 12 persone che hanno perso la vita, c'erano anche 3 ragazzi che vivevano a Rimini. Sono Bafode, Ebere e Romanos, 2 ragazzi del Nigeria e uno del Guinea Conakry, che noi non li dimentichiamo. Qui continuo a dire che il razzismo non esiste, va bene, ma qualcosa è chiaro. Allo stesso tempo le persone di colore vengono sparati proprio qui nelle Marche, che erano fermati alla fermata dell'autobus. Le nostre braccia sono voluti nelle campagne a raccogliere pomodori per 3,50 euro all'ora. Le nostre braccia sono voluti dietro la cucina dei ristoranti e alberghi. Senza tipo di contratto. Non esiste razzismo, mentre subiamo gli attacchi verbali e gli attacchi fisica dalla parte della polizia davanti al costruttore di tutta Italia. Quello vogliamo denunciare, non dobbiamo avere paura. Noi lanciamo un appello, come ogni anno facciamo la mobilizzazione a Rimini ogni 6 agosto per la memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita a Foggia. Quest'anno abbiamo voluto discendere qui per portare la nostra vicinanza alla moglie di Alika. Oggi finiamo il nostro cammino lì a Casamadiba, a Rimini, con una serata sociale, sempre con la condoglianza per tutte le persone che hanno perso la vita, che sia sul lavoro, che sia nel contesto del razzismo. Forza, che la lotta continua, dobbiamo sempre unire la lotta e la forza, la voce, senza paura, che la lotta continua. Questo povero, the family of the late charity, Wisdom. E mia famiglia, mi dispiace, scusami di solito. Chiamiamo Wisdom, la famiglia d'Alika, solo che uno che devi parlare. Great Nigerians. Yes. Great Africans. Yes. Thank you all for all you have been doing to ensure we are going to get justice. I want to say that my family, what they want is justice. We do not want a cover-up. My brother's life was forcefully taken away from us. And we do not want the Italian people to pressure his family or force us to lay my brother to rest without giving us time to give him a befitting burial. The pressure to make a decision where to bury him has been terrible, and my family, they are still crying. They have not been able to do anything. At this time, they are not at the right frame of mind to make such decision. So we want the... Continue.
We want to, our Chukwualika family want to thank everyone, Nigerians, all Africans for coming and for all you have been doing to ensure my brother gets justice. La famiglia di Alika voglio ringraziare a tutti quanti, i nigeriani, anche quelli altre persone che non sono nigeriani che sono presenti oggi qua. Alika, Ogochukwu Alika family wants full justice. The killer of our brother, we want him to face the full out of law. We do not want a cover-up. We do not want it to be known as a fusion. This time, we want justice. La famiglia di Alika voglio la giustizia. Non vogliamo essere coperto, vogliamo la giustizia. Solo la giustizia vogliamo. The Ogochukwu Alika family wants to appeal to everyone to follow up this case. We do not want this one to be like the others. Okay. We after a month or two, everyone will move on. We all deserve to know the outcome of this case at the end of the process. La famiglia di Alika Ogochukwu vogliono sapere, vogliono avere la giustizia. Non vogliono che le cose finisci come sempre. Vogliono la giustizia proprio. Alika family, they want to appeal to everyone, both the Italian people, not to pressure his family to lay him to rest, to make a plan or bury him. They want them to give them more time to think about everything, to be at the right frame of mind to make a decision. Our brother was taken away from us forcefully, and we do not want to be forced to lay him to rest. We want the Italian government to do whatever they can to preserve his body and allow us to give him a befitting burial. Noi famiglia di Alika Ogochukwu vogliamo che il governo italiano ci dia il tempo per fare ogni cosa necessario prima di seppellirla. Di dare il tempo per fare ogni cosa prima di seppellirla. His family prayed that God grant him an arrest because our brother was a selfless man, he was a happy man, he pleased everyone. He has never had problem with anyone. So we pray that God received him and remember him in time of resurrection. Noi preghiamo che nostro fratello Alika Ogochukwu, che lui riposo in pace, che Dio gli dà il resto, la pace nella sua vita. So we want the Italian government to honor my brother. Vogliamo che il governo italiano dà l'onore al nostro fratello, il suo fratello Alika Ogochukwu. Thank you everyone. Grazie molto a tutti quanti. Grazie. Noi chiamiamo Sammy. Che verrà a fare? Great Nigerian, great Nigerian, we want justice, we want justice. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sami. Noi ti prego tutti che siamo africani, siamo nigeriani, siamo uomini. Non è tutti africani, non è tutti uomini che vieni da Africa tutti cattivo. Non è tutti persone che vieni Africa tutti male. Siamo c'è un po' di persone che viene da Africa che va bene, c'è un po' di persone che viene in Italia che va bene.